E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in una nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qui con un action figure per la linea Star Wars The Black Series in edicola con Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera. Abbiamo tra noi questo Obi-Wan Kenobi, attenzione, in scala 6 pollici, quindi altezza media diciamo sui 16-17 centimetri, quindi non è in scala con il resto della collezione. Andiamo a vedere subito il packaging, che è comunque quello classico della Black Series. Qui abbiamo il nero molto elegante, scritte in grigio, e il nome è questa linea dietro scritta in questo azzurro che spezza un po' con il nero del packaging, che a me piace molto. Qui sul lato non c'è assolutamente nulla, qui è il logo Hasbro naturalmente perché è prodotta dalla Hasbro, e qui sul retro abbiamo questa piccola biografia che dice semplicemente: questa inedita collezione di action figure è stata realizzata con dovizia di dettagli e pregevoli articolazioni. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere il nostro Obi-Wan Kenobi fuori dalla confezione. Ed eccoci qua con il mio Jedi preferito. Andiamo a vedere da cosa è accompagnato, ovvero dalla sua spada laser. Eccola qua ragazzi, comunque è realizzata molto bene, il painting sul manico è molto preciso devo dire, e c'è questo peg che permette al manico di attaccarsi alla cintura. Certo non è bellissimo da vedersi su questo manico dato che è l'unico, però comunque ha la sua funzione. E poi abbiamo la lama di un azzurro molto chiaro, trasparente, a me piace molto come è realizzata. E inoltre c'è il solito tocco di classe diciamo delle figure Hasbro, ovvero che la lama è rimovibile, quindi ovviamente la spada si può spegnere, quindi molto bene per questo. Andiamo a vedere il nostro Obi-Wan invece, e partiamo dal volto. Devo dire che questo è un po' il punto debole della figure, perché non assomiglia molto all'attore. Eppure ragazzi, guardate qua, sulla fronte c'è addirittura questa specie di neo, o quello che ha, una specie di porro che ha Ian McGregor sulla fronte. Quindi credo che lo sculpt del viso sia fatto sulla somiglianza, appunto per somigliare a Ian McGregor, però devo dire che non ci sono riusciti molto, anche se vagamente comunque lo ricorda. Però per il resto ragazzi, comunque in generale, se non guardiamo la somiglianza con l'attore, il viso è realizzato bene, così come anche la barba molto ben realizzata, i capelli anche, guardate qua il painting è magnifico, ci sono ombreggiature ovunque, ci sono variazioni di colore tra questo marrone chiaro, marrone scuro, e anche vedete un po' di colore più chiaro lì, credo per simulare un po' di bianco anche nei capelli. Ragazzi, fantastico, e anche lo sculpt è fatto davvero molto bene. Per il resto anche lo sculpt del vestito Jedi è fatto molto bene, guardate qua si intravede tutta la trama del tessuto, qui anche sulle braccia si intravede, davvero molto molto ben realizzato. Qui c'è anche del painting marrone per il vestito sottostante, anche la cintura ragazzi comunque è realizzata molto molto bene, sculpt ottimo e painting anche abbastanza buono, anche sui piccoli dettagli, guardate qua ragazzi. Insomma, se la sono cavata molto bene. Qui ci sono anche delle ombreggiature sulla pelle per simulare appunto l'effetto pelle, ragazzi, molto figo. E altra cosa molto molto figa che io apprezzo tantissimo è che questo gonnellino è in plastica morbida, ma non solo, c'è anche la stoffa sottostante appunto per non impedire le articolazioni. Queste cose io le apprezzo tantissimo davvero. Qui abbiamo i pantaloni, anche questo è sculpt molto buono con tutte le pieghe, si intravede anche, vedete, la texture del tessuto, quindi ragazzi ottimamente realizzato. Così come anche sugli stivali, che oltre ad avere uno sculpt molto buono, hanno anche un painting, guardate, con tutte le ombreggiature che comunque ne risaltano i dettagli. Ragazzi, ho sentito molta gente lamentarsi anche di questa figure, ma sinceramente per il prezzo a cui viene venduta dalla Gazzetta e dal Corriere, ovvero 19,90€, io assolutamente non ho nulla da dire ragazzi. Questa figure è un'ottima figure per quella cifra. Forse qualcuno si lamenta del prezzo perché non è abituato diciamo a stare nel mondo delle figure, quindi non sa quanto costano queste figure vendute nei negozi di giocattoli, che stanno intorno ai 35€. Quindi ragazzi, noi grazie alla Gazzetta e al Corriere, grazie a questa iniziativa di questa collezione, riusciamo a pagare una figure una volta tanto praticamente lo stesso prezzo a cui la pagano gli americani, e questa è una cosa straordinaria, a dir poco straordinaria. Comunque andiamo a vedere le articolazioni, che decisamente non sono un dettaglio da poco in questa figura. Abbiamo la testa che può guardare verso l'alto grazie a questa cerniera,
può guardare anche verso il basso e può muoversi anche lateralmente grazie alla sfera. Abbiamo la rotazione del braccio qui a 360 gradi, abbiamo l'apertura del braccio qui a 90 gradi, piegamento al gomito praticamente a 90 gradi, a rotazione del gomito e rotazione qui al polso, nonché anche piegamento del polso. Abbiamo la rotazione qui alla vita che è una sfera, quindi può andare anche un po' in su e in giù oltre che appunto ruotare. Abbiamo il piegamento della gamba in avanti, non impedito dalla stoffa e dalla plastica morbida, quindi ragazzi fantastico. Abbiamo il piegamento anche all'indietro, nonché l'apertura laterale, anche questa molto buona e non impedita, e il ginocchio che può piegarsi con la doppia articolazione, efficacissima e neanche troppo brutta da vedere. Inoltre abbiamo il piegamento del piede in su, piegamento del piede in giù e anche la splendida rotazione laterale del piede per la massima posabilità. Quindi anche oltre ad essere una figure comunque abbastanza buona come dettagli, la figure è anche molto ben posabile, quindi può assumere le più svariate pose. Veniamo ora ai soliti dettagli tecnici. Vabbè, il prezzo ve l'ho già detto, si trova a 19,90 euro e l'altezza è di praticamente 16 centimetri, quindi siamo esattamente in scala 6 pollici proprio come avevo detto prima. Ragazzi, io di solito non do il voto a questa collezione di Star Wars come faccio normalmente con le altre figure, perché comunque sono figure in scala, vedete, 3,75 pollici, ma questa figure secondo me può avere anche il suo voto, perché comunque è una figure che rientra, diciamo, nella scala delle figure che faccio di solito, e credo che un bel 8 pieno, ragazzi, se lo meriti tutto. Qualità prezzo assolutamente incredibile. Ripeto, forse il viso dell'attore poteva essere fatto un po' meglio, ma comunque come vedete da lontano la dà l'idea di essere lui, e forse visto un po' troppo da vicino che non rende troppo bene. Comunque questa figure dovreste poterla trovare ancora in edicola, ma se non riuscite, se non neanche l'edicolante riesce a procurarsela, potete trovarla comunque sul sito della Gazzetta che vi lascio qui sotto in descrizione. La recensione finisce qui, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Obi-Wan Kenobi, se l'avete preso, se non ce l'avete e magari volete trovarlo, lasciatemi un commento qui sotto, lasciate come al solito il mi piace se il video vi è piaciuto e se volete aiutare il canale a crescere condividete questo video. Come al solito in descrizione ci sono tutti i miei social, noi ci vediamo alla prossima, ciao da Ara, da Obi-Wan Kenobi, vi lascio qualche posa figa e collezionate sempre.